Buco qui. Ah, c'è cioè proprio qui? Sì. Però non attraverso il processore. Ma... ok, no, era quello che non mi tornava come logica. Ascoltami! Allora, l'idea geniale era irrealizzabile, secondo me. Ricordatevi una cosa, quando un vostro amico vuole montare i LED, voi partite già dicendogli di no. Loro stanno urlando perché funziona. Ditegli di no al vostro amico. I LED, no. No. È arrivato il momento del unveil. Non ai giudici, però. Adesso Ale e Davide scopriranno il nostro PC. Devono trovarlo. Guarda. Devono trovarlo. Quindi è stato qui tutto il tempo. E vabbè, e qui... okay. Chi lo sa? Devo vedere quanto ci metto a trovarlo. Allora, c'è un casino allucinante qua dentro, perché c'è tantissima roba e abbiamo fatto tantissime cose, però vi vedo in difficoltà. Io lo sto guardando, mi sa. È no, quello. È troppo sporco. No. È troppo sporco. Quella è stata una nostra idea. Tutto il casino che abbiamo fatto era solo per sporcare il... Raga, no. È troppo nuovi. Sono troppo nuovi, non c'erano prima questi. E questo? È lui. Vabbè, non ci hanno messo tanto a trovare. Allora, oggettivamente rispetta in pieno le regole del... Sì, sì. Del collo, addirittura il tasto di accensione frontale. Ecco cosa stavate bucando a No, i dettagli li scoprite dopo. 21:40, la sfida è finita. Abbiamo mangiato e adesso siamo pronti per l'unveil ai giudici. Il primo giudice, Kuro Lili. Penso la conosciate tutti. No, ma magari no. Ciao, sono Sara, non gioco da un'ora e mezza e... Esatto. Trovate ovviamente i link in descrizione, Kuro Lili su Twitch e anche YouTube. Overvolt. Salve, sono Marco. Anch'io. Io non volo con un drone da un'ora e mezza. E poi Maya, Cicciola. Allora, continuiamo sulla stessa... come si dice? Falsariga. Falsariga. Io non arrotolo e fascetto cavi da circa un'ora e mezza. Io sono stronzo da un'ora e mezza. Tutti insieme. Verso l'alto. Verso l'alto. Sono tirato tutto. Uno. No, si è incastrato da me. No. Buttalo giù. Un feeling, meno un feeling. Ma cos'è? Sì. No. Ebbene sì. Allora. Questo è un PC. Ma in che senso? Questo è un PC, signori. È un PC. Anch'io premium. Allora, siccome... Guarda, siccome siamo dei signori e il nostro è chiaramente il più funzionale, vi permettiamo di iniziare mettendo il vostro sopra il nostro, dimostrando tale superiorità. Prego. Allora, questi sono i nostri due PC. Prego. Allora, okay. Innanzitutto, introduci. Ha un nome. Ha un nome questo. Prego, è un nome che parla di ecologia, di ambiente e di mobilità e sicurezza. Mm-hmm. Oh. Ha un nome, prego, come si chiama? Benvenuti, questo è il Greta Computer. Non siamo riusciti a trovarne uno migliore. Okay. Che vogliamo dire. Cioè, ci ho messo un secondo. Il Greta Computer non è un semplice computer. È fatto in legno, è fatto in acciaio, completamente riciclabile dalla A alla Z, come le lattine di Coca-Cola che ci abbiamo messo sopra per festeggiare 3 ore prima e loro finiscono. Come potete vedere, non ha soltanto la funzione di un normale PC sotto qui, ma anche di trasporto oggetti, ci puoi mettere le scatole, le cose. E ci abbiamo bevuto prima alcolici, poi bere, fare i testini. Meraviglioso. Abbiamo anche dei richiami estetici a Rick e Morty fatti per sbaglio, ma che sono usciti piuttosto bene. Questo vorrei notare, l'ho fatto io, sono un artista mancato. È un artista mancato, assolutamente. Come potete vedere, permette anche di umiliare la concorrenza mettendo i loro prodotti sopra il nostro stesso prodotto. Insomma... Oddio, è bellissimo. E rispecchia completamente le regole, perché è un PC, ma non si vede che è un PC. È trasportabile. È trasportabile. È trasportato. Ha le ruote, perché le ruote non servono a niente, ma sono sotto. Perché il professionismo è una cosa seria. Più RGB di così. RGB, abbiamo poi invertito l'ordine per questioni pratiche. E di estetica. E di estetica. Ma i peluche sono decorativi, immagino, non ci sono dentro. No, è tutto decorativo. Li hanno richiesti però anche pensando a te. Perché volevano far colpo sui giudici. Perché avete messo Zenzi, Pokémon. Sì. Zenzi soprattutto. Zenzi. Ci avrei messo un hash di New World, ma non l'ho trovata, per cui... No, guarda, con Zenzi hai vinto tutto. Da dove è uscita, dove avete partorito st'idea? Solo voi, cioè... La disperazione di una... È incredibile. Di base il nostro non ha un nome, ma più che altro perché non ne ha bisogno. È una
Cassetta degli attrezzi, perfettamente funzionante, quindi potete tranquillamente utilizzarla ancora nel pieno delle sue funzioni originali. Quasi pieno. La parte superiore. La parte superiore, ovviamente. Ok, ancora tutte, potete guardarla, ve la facciamo vedere anche dall'alto. Spaziosissima, e non solo, perché questo è solo il primo ripiano. Guardate, ve la facciamo vedere bene da qua. Questo è il ripiano. Scusate, mi appoggio sulla vostra opera d'arte giusto per enfatizzare. Allora, questa è la cassetta. Ovviamente non abbiamo ancora messo attrezzi, però è utilizzabile. Potete questo però potrebbe essere un punto in meno, perché loro... Non solo, perché questo è solo il primo. Attenzione. Questo è solo il primo vano a disposizione come funzione originale, quindi c'è tanto altro spazio ancora per viti, brugole. E se uno volesse andarsene in giro? Nel comparto di mezzo. Se uno vuole portarlo in giro, le ruote questo. Ci sono e sono perfettamente funzionanti. Ok. Due ben carrozzate. Quello è però strautile. Mi reggono tranquillamente tutto il peso, come vedete. C'è questa camminata da modello. Il nostro modello incredibilmente. Ma senti una roba, ma si può staccare quella parte sotto da quella sopra? Certamente. Esattamente. È tutto di design. Abbiamo due comodissimi Madonna lacci di metallo che ci permettono di aprire la nostra cassetta degli attrezzi. Questa è la parte superiore, che è assolutamente funzionante. Abbiamo un altro vano, che è questo qui, che può essere aperto. E all'interno ci potete mettere quello che volete. Poi abbiamo l'interno del nostro PC. Che può sembrare un po' un casino. Può sembrare un ma po' un casino. Ma in realtà, allo stesso tempo, è anche ben organizzato. È una scelta... Non matrice a temperatura. No. Vorrei... È una scelta artistica, in poche parole. Tutto quello può essere... Ma sono luci natalizie, sì, quindi. Sono luci natalizie. Esattamente luci natalizie. Ma il cable management era un punto, vero? Il cable management è un punto. Ah, troppo, ok. Il cable management delle luci natalizie è effettivamente complicato. Eh sì, quello è molto complicato, è stato un grosso problema, perché sono 7 metri. Sono 7 metri più 2 di cavo, perché 7 metri sono solo le luci, quindi in totale sono 9 metri e mezzo. Bisogna avere accesso a tutte le porte del computer, non solo alcune. Esattamente. Come qualcun altro. E se quindi... vuoi giocare a VR con la Type-C? Esattamente, si può. Perché è dietro? Perché la 3070 la Type-C non ce l'ha. Ma va là. Allora, quindi ma voi direte la struttura. Questo qua è... voi dite venuto benissimo. La solidità è importante, quindi essendo plastica non può reggere granché. E invece è, tutto è perfettamente fissato. Quindi lo state facendo sopra il nostro e tira meglio. Se volete vediamo possiamo davanti. Provare a mettere il vostro sopra il nostro. Sì, vediamo infatti. Quale regge. Il nostro sicuramente rimane lì. L'alimentazione. Esatto. Funge una doppia funzione. La coda. Vabbè raga, cioè quello l'avete recuperato. Non solo perché bellissimo. All'interno è presente anche... una ciabatta. Esatto, quindi nel caso vogliate caricare il vostro portatile e metterlo dentro, potete farlo. Le ruote ovviamente avete visto che sono pienamente funzionanti e manca il tasto di accensione, che era la cosa più visibile. Oh. Era la simmetria, va organizzato bene. Proprio bello. Questo è un perfetto PC portabile. Potabile. Oh. Molto bene. Ovviamente... come una fantastica auto anni 2000 con i neon sotto. Vai anche più dietro con gli anni. Vabbè, fine anni 90. Bellissimo. Il nostro PC non solo, ha un'illuminazione. Non solo RGB. E anche da qui, perché ci sono talmente tante luci dentro che tira fuori. Ma si vede anche dentro, guarda che bello. Si vede anche dentro. Ma non è l'unico, non è l'ultimo LED che vedrete acceso. Esatto. Cioè quindi quando lo apri sembra tipo una cassa del tesoro pieno, esattamente. Pieno di pietre preziose. È un computer che letteralmente vomita arcobaleni. Esatto. Altrimenti non era il mio PC. Devo ricredermi sul cable management. Ok, ma non è tutto. Non è tutto, perché devo ricredermi. Ragazzi, anzi vorrei lasciare a qualcuno dei giudici vada. L'onore di accenderlo. Posso? Sì, certo. Perché la gente usa gli RGB quando può usare le luci natalizie. E wow. Vorrei anche far notare che è possibile apprezzare il display. Fa sul un bel freschino, monitor. Eh? Fa un bel freschino, ci sono gli RGB anche delle ventole che sono apprezzabili. E vorrei anche notare la grandissima cazzata nostra, però di stile, di aver scelto un tastino
che costava quanto tutta la configurazione. Esatto. No. E perché quello è stato l'unico neo nella nostra spesa. E ce ne siamo accorti solo alla cassa. Alla cassa, ovviamente. Però costa allora, 2 centesimi questa forse... cosa normalmente, ma dall'Eroa costava 5 centesimi. Sono quelli di banchetti di forse, davvero? Forse no, per i giudici però. Non è importante, forse per i giudici non è importante, ma per noi appassionati di PC avere libero accesso alle componenti per cambiarle, aggiornarle, eccetera, cioè è di fondamentale importanza. Potete smontare tutto di accesso. No, mi spiace. Accesso, scusa. Ma infatti... 2 secondi per smontare questi. Sì, poi mettere mani qua. Un attimo per staccare la scheda video e aggiornarla. Sì, mani attaccata. Ti faccio il mio. La scheda devi smontarlo. Libero accesso. Sì, devi liberare tutto per... Anche in carcere c'è accesso. Allora, come potete notare, ovviamente la user experience, sì, loro l'hanno declamata, ma noi, insomma, cioè facciamo così e tutto si accende. Come le macchine più tamarre degli anni 2000, ovviamente abbiamo gli RGB nella parte inferiore. Ora non si vedono, sì sì, esattamente. Si vedono perché ovviamente, essendo delle persone che tengono alla salute dei propri computer, abbiamo voluto forare la parte delle ventole e non lasciarla dentro in questa maniera, per favore. Tra l'altro, questo è un PC da gaming con componenti importanti, 9, 30, 70, per cui la funzionalità non è questa, ma bensì abbiamo un compartimento tutto in basso, doppio, con degli heat pipe in questo metallo qua che riescono a dissipare ancora meglio. Sì, sì. Dissipare ancora meglio. Dicevo, ma bensì... E quindi avere temperature meravigliose, tant'è che il test Superposition Cinebench che abbiamo fatto hanno semplicemente arato la concorrenza. Sì. Lui è salito preoccupato a dirci: ma fate un bel po' più di punti di loro. E chissà come mai guardate dov'è. Allora. La upgradabilità è un concetto nella semplicità. Non si doveva vedere. E di questo è il risultato. L'importante è che i giudici tengano conto che noi vogliamo valutare upgradabile con una vite senza dover smontare o svuotare tutto il PC. Allora, come potete vedere, assolutamente il PC si può aprire. Il cable management non è dei migliori certamente, ma è tutto completamente delle luci io. Però è tutto completamente e facilmente upgradabile, perché le nostre componenti a differenza di quelle della concorrenza non sono fissate, permettendo quindi non solo allora questo circa l'unica non fissata è la 3070, perché ovviamente essendo una founders, essendocene poche, che non ci siamo sentiti di romperla, non ho voluto diciamo spingermi troppo, ecco, però è l'unica non fissata, il resto è tutto fissato. È tutto fissato, la scheda, allora quello sì è un po' andato. Ci hanno dato del pessimo 3M dal garage di qualcuno. Ok. Questo è fissato. Allora, oltretutto vi vorrei far notare il rialzo della GPU. Che così può sfruttare le sue caratteristiche di 3070 con la il doppio ingresso d'aria, le ventole doppie, no? L'alimentatore prende e io non vorrei dire, ma abbiamo visto 20 gradi in idle sulla CPU. Allora, io sento le ventole andare a bestia. Quanto le avete messe? Vi ricordo anche che la rumorosità è un altro punto. No, è di default. No, è semplicemente allora che... Non cosa sono le ventole, ma è la vibrazione di questa struttura che è perfettamente stabile, come puoi vedere. Guarda, okay, guarda, mi sto un sacco impegnando. D'accordo. Quanto ha fatto di temperatura il vostro PC? Allora, di media... In superposition? No, di media. Vabbè, no, ok. Massimo. 80 gradi. Con cosa? Il? Superposition. 4K ottima. La scheda video? La scheda video. Sì. Ok, ottimo. Processore su Cinebench era a 55, mi sembra. La madonna. 55, non li fai neanche 60. Con l'azoto liquido 55, cosa avete fatto? C'erano 20 gradi. Pavimento. Allora, dobbiamo anche dire questa cosa, i test sono stati effettuati in due stanze diverse. Stanze diverse, una in Antartide e l'altra alle Bahamas. Quindi... noi abbiamo delle temperature leggermente più alte e probabilmente lo saranno in ogni caso, perché il nostro enclosure è decisamente più chiuso, okay? Quindi diamo a loro questo punto. Pensato per la mobilità, non chiuso. Diamo a loro per ora il test, cioè il punto in più per quanto riguarda le temperature. Per quanto riguarda il prezzo, invece, quanto avete speso? Vogliamo prima sentirlo da voi. No, vogliamo sentire. Dov'è lo sconto? Fidatevi. Io non so dove avete speso i soldi. Guarda che secondo me loro hanno buttato 3 euro qualcosa. Sì, esatto. 50. Questo è rubato. Questo l'avranno tirato su da una discarica. Questo eravamo molto vicini a rubarlo. Ok.
Allora, oserei dire anche che la nostra parte del budget che ci ha fatto sforare di più, loro l'hanno rubata da noi, esatto. In casa. Però mi hanno sfondato 16 case. Non era contro le regole. Io ho chiesto un case, non ti ho chiesto per cosa. E soprattutto ti ho chiesto un case specifico perché sapevo che fosse modulare e facile da smontare. 60 euro. Davvero? 62,50, 60, però sì. Se li hanno rubati? Sì, allora ti spiego. Dove li avete spesi 60 euro? L'oggetto originale... Ma sono miei! 65, eh? Con le ruote e la vernice. No, vogliamo gli scontrini qua, infatti, ci sono dei punti. Di siamo lì. Il nostro è intorno ai 60,50 euro. Per quello dobbiamo avere gli scontrini. Siamo un pochettino... Siamo lì. Incredibilmente siamo lì. 65,25. E allora il nostro è più basso, sicuro il nostro è più basso, perché sono 39,90. Scusate, ci sono anche 1,50 euro. Noi abbiamo 1,30 euro di questo per evitare un'ora di coda dalle Romerlen. Per la precisione. Per ottimizzare i tempi. Altro punto. Non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto neanche io. Io mi ricordo che quello costasse tipo 90 euro. Cioè, credevo che sto bagaglio l'avessero preso da sai l'AMSA, sì, che lasci fuori la roba e te la viene. Ci abbiamo provato, ma non ce n'erano. I miei 4 voti, o almeno le mie 4 preferenze per le nostre 4 categorie. Partiamo dalla funzionalità. Allora, ho dovuto dare una preferenza, anche se più o meno erano sullo stesso livello. La funzionalità è stata la più difficile, perché il mobile è ovviamente molto più funzionale, perché ci appoggi le cose, è un PC che non occupa spazio in casa, ci appoggi quello che serve ed è una scaffalatura ed è comoda, quindi è funzionale di suo. Questo è abbastanza più inutile, oggettivamente, perché ok, ci sono gli attrezzi, puoi metterci dentro cose, però insomma non è che abbia tutta questa utilità, soprattutto se ce l'hai in casa, però è molto più funzionale come PC, è molto più funzionale perché puoi attaccare le cose subito qua pronte, sia dal lato, sia sulla motherboard, sul lato posteriore, quindi è più funzionale come PC. Dovendo dare una preferenza come funzionalità, adesso al di là dei numeri, dei voti, per la funzionalità ha vinto il mobile. RGB in realtà non c'era una vera sfida, perché ok, abbiamo un po' di riflesso sul pavimento, però RGB contro assolutamente RGB lui. Creatività anche qui è stato abbastanza difficile, perché quelli del mobile so che si sono molto sforzati per partorire questa cosa. Però effettivamente non è venuto male, però purtroppo la preferenza è stata per questo, per la creatività. Per la creatività sempre di incastrare le cose alla perfezione, cioè questo qua può, anche solo il fatto di attaccare qua il taglietto del PCI, della scheda video, con la vitina, questa qua è proprio come se fosse un case vero, quindi la creatività di questi dettagli ha vinto. E che cable management, mi dispiace, ma cioè, se... Allora, in entrambi non si vedono cavi se sono chiusi, però se andiamo ad aprirli, da un lato vedo un accrocchio, dall'altro vedo un accrocchio però RGB, e l'accrocchio però RGB è meglio di accrocchio, quindi non posso che dare ovviamente anche qua la preferenza per Stanley per quanto riguarda il cable management. Sono entrambi mega funzionali e mi piace moltissimo il fatto che questo sia portabile in giro, sarebbe estremamente utile da portare fuori, ma essendo appunto un giudizio soggettivo ed essendo io una videogiocatrice che non esce di casa a meno che non costretta, ho pensato che lo scaffale potesse essere effettivamente più utile, dato che ho vissuto in un monolocale e una cosa così mi avrebbe salvato la vita. Quindi, funzionalità, ho dato la preferenza al bagaglio. Poi abbiamo RGB. Qui effettivamente, come è già stato detto, non c'era una vera e propria sfida, perché appena ho visto le lucine natalizie mi sono sentita subito a casa, c'è stata proprio quell'aria, ho sentito Michael Bublé che usciva dal case e assolutamente RGB questo, perché bello l'effetto di lucine qua sotto, ma le lucine natalizie per me vincono tutto, quindi preferenza Stelli. Allora, per la creatività è stato molto difficile, perché sono entrambi mega creativi, ma ho dato la mia preferenza al bagaglio, perché non mi sarebbe mai venuto in mente che questo fosse un PC. Letteralmente quando avete tirato su il telo non stavo capendo cosa stava succedendo, cioè
non credevo che qua dentro ci potesse effettivamente stare un PC, quindi molto creativo l'idea di infilarlo dentro uno scaffale. Stracreativo anche questo, mi è piaciuto molto appunto come l'avete settato, però questo secondo me è super mega originale. E poi abbiamo il cable management. Qui in realtà io ho messo a pari merito, perché, non so, devo dare per forza una preferenza? No. Ok, per il cable management a pari merito, perché qui il cable management secondo me è fatto meglio dal punto di vista effettivamente delle entrate, cioè è molto più comodo inserire le USB, inserire tutte le varie porte, però all'interno effettivamente non mi è sembrato così pratico magari riuscire effettivamente a togliere dei pezzi nel caso di doverli cambiare, mi è sembrato molto più pratico qui. Quindi in realtà avevano entrambi i loro pro e i contro, quindi parità. Innanzitutto lo scaffale compie perfettamente il suo scopo, cioè fa quello che dovrebbe fare, ma è un po' ingombrante, quindi a meno che tu non lo voglia usare come scaffalatura e anche un po' come scrivania. Questo invece ha un problema, ovvero compie il suo lavoro soltanto a metà, perché questa parte qua, perfetta, questa parte qua, però te lo puoi portare in giro. Nonostante tutto, voto funzionalità alla scaffalatura. Allora, apprezzo la creatività dell'aver pensato fuori dalla scatola per l'RGB, però non mi ha emozionata, mentre invece la lucina con tutto che sembrava molto Gioielli dei Pirati dei Caraibi, top, quindi per la spettacolarità dell'RGB vince questo. Nello scaffale apprezzo il fatto che siate andati fuori dalla comfort zone, cioè ho visto tanto impegno, ho visto fare cose che non erano mai state fatte da chi lo ha assemblato e quindi questo è tanto. E c'è l'attenzione al voler far piacere sui giudici con i vari peluche e cercare un po' di fare appeal sui giudici, quindi questo ok, però allo stesso tempo non è così creativo perché mi ricorda un po' il PC scrivania, mentre invece questo è molto creativo, ma non ho apprezzato il fatto che non ci sia stata artigianalità. Allo stesso tempo, anche se non c'è stata artigianalità, che sono riuscita a dirlo subito, stavolta c'è stato molto impegno per rendere accessibile qualunque entrata o uscita. Entrata o uscita. Cable management, eravate lì lì, perché è vero che i cavi... Allora, in questo caso si vede uscire solo un cavo, in questo caso se ne vedono uscire uno più questo qua, che è un pochino bruttino, quello dell'accensione. Però questo se lo apri è un grumo di LED, quello se lo apri è lasciato un po' al caso, quindi tra grumo di LED e cose lasciate al caso, grumo di LED. Siamo giunti alla fine di questa serie, spero vi sia piaciuta. Beh, a noi è piaciuta sicuro. Sì, a noi sì. Io mi sono divertito davvero tanto e voglio farvi complimenti perché, vabbè, voi lo sapete che a me piace mettermi a fare ste cose, ma proprio tagliare, segare, cioè montare tutto. Invece voi siete completamente fuori dalla vostra comfort zone. Sì. Non mi sarei mai aspettato di vedere una cosa del genere, quindi davvero? Complimenti, grazie. Davvero, bravissimi. Io lascerei entrare Sara. Ci tengo a dire i punteggi extra che abbiamo lasciato in sospeso. Per quanto riguarda la rumorosità, abbiamo vinto noi con 38 decibel contro 45. Ragazzi, la plastica isola tantissimo. 45 comunque ottimo. Fatti un computer. Comunque ottimo, buona, 45 sì, è praticamente fare. Silenzioso. Temperature ci hanno devastato, ovviamente. Perché è chiuso, tutto chiuso, però vabbè. 10 gradi. Vabbè, scusa, alzando le ventole possiamo, con 45 decibel di ventole, secondo me ci avviciniamo. Pari rumorosità, magari. E per il prezzo, non so come, fuori non so testa. Perché, abbiamo vinto noi. Beh, cioè, ragazzi, di una manciata di euro. Di 5 euro. Ma neanche, 3 euro. È stato veramente, veramente vicino, incredibile. Musicata. Quindi Sara, dici il... Vi do il totale dei voti, allora. Per il carrello sono stati 31. Dai, siamo andati bene. Buono. 31 buono. I voti totali per Stelli sono stati
48. Oh, la Madonna! Madonna! Com'è possibile? È l'RGB che ci ha fatto. No, aspetta, ma com'è possibile? No, manca un voto, è impossibile. Abbiamo ricontrollato i voti e mancavano un 5 voti all'appello. Il carrello era 36, non 31. Okay. Per quanto esatto, possa cioè contare il mio voto, ragazzi, siete stati davvero bravi. Grazie. Sono davvero curioso, perché in questo momento non l'ho ancora editato, di vedere che cavolo avete fatto. Soprattutto per il rumore delle martellate che sentivamo noi da qua. Esattamente. Quindi ti dico il quello che avevamo in mente. Ah, giusto, ah, è vero, è vero, è vero. È da tutto il giorno che aspettiamo questo momento. Tre perché puntate, tre settimane, tre mesi, dipende quando li puoi uscire che aspettiamo questo momento. Allora, esatto. Hai presente il Papa quando si veste? Okay. La vestizione del Papa. Io volevo vestire lui completamente di attrezzatura antinfortunistica e montargli il PC attaccato sui vestiti. Con una roba del genere, diventava la gara 60-0. Allora, l'idea bellissima, però era da fare alla e scendeva vestito col PC praticamente. Allora, sì, però sai che calore, cioè. Sì, a parte vabbè, quello. Più che altro non ci sareste stati mai dentro nel budget, secondo me. Costa troppo la roba infortunistica. No, beh, costava di meno. Premiamo il secondo posto. Grazie, grazie mille. La cacchina sorridente. Bellissima. Merde. Grazie, grazie. Grazie. E poi abbiamo il primo posto, che anche questo è stato stampato oggi. Oggi stampato da me per me. Grazie. Eccolo qua. Grazie alle mie due lauree. Bravi. Meraviglioso. Io in onore lo lascerei a Lorenzo. Allora, addirittura. Sì, sì, lo lascerei a te. È stato davvero un piacere, ragazzi. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno guardato questi video, voi per aver partecipato. Grazie a te. È stato davvero divertente. Assolutamente. E grazie ai giudici. Adesso non sono più corrompibili, quindi grazie. È stato super bello. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao! Vi ricordo che è disponibile Blink My PC, il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio, spendendo il meno possibile, dove è possibile realizzare configurazioni personalizzate, oppure scegliere tra quelle proposte in base al prezzo desiderato. Ovviamente non mancano le offerte in tempo reale e il mio merchandise. Trovate il link in descrizione.